Il ruolo attivo delle finanziarie regionali nell'utilizzo degli strumenti finanziari della politica di coesione dell'Unione Europea. Questo è il tema del convegno organizzato oggi a Pescara dalla Fira S.p.A. Il sistema degli aiuti dell'Unione Europea si sta sempre più complicando e sta diventando sempre più complesso, più affascinante, più importante e viaggia sempre di più attraverso gli strumenti finanziari e non più attraverso i fondi perduti classici e quelli a cui eravamo abituati. Stiamo studiando, stiamo lavorando, il primo strumento a disposizione che abbiamo messo a terra dal settembre del 2019 è Abruzzo Crea, un fondo di garanzia finalizzato a risolvere il problema dell'accesso al credito delle piccole e micro imprese abruzzesi. Il nodo è quello di semplificare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, che rappresentano la parte più consistente del PIL abruzzese. Dopo 10-12 anni di una crisi così profonda, oggi c'è necessità che il sistema creditizio venga incontro alle loro esigenze. Chiaramente le banche sono soggette ad alcuni vincoli europei, per cui si è perso quel rapporto soggettivo che prima c'era. Noi, Regione Abruzzo, dobbiamo porci come da intermediari per riuscire a, diciamo, aiutare gli imprenditori e a far sì che le banche concedano i crediti. E l'Abruzzo che esempio potrebbe prendere dal modello lombardo? Mai assolutamente, il modello lombardo è assolutamente un esempio mirabile, cioè un esempio finalizzato all'organizzazione aziendale e finalizzato ad un intervento interlocutorio concreto e fattivo tra il settore privato, tutto quello che è il settore privato, e quindi mi riferisco a banche, imprese, associazioni di categoria, e il pubblico, cioè la Regione Abruzzo.